Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui in una nuova challenge inventata da me. No, veramente questa qua l'ho inventata io, tesoro mio. Ah, bello sì, tu? No, forse l'abbiamo inventata insieme, non lo so. Comunque, di solito ve lo chiediamo alla fine, ma questa volta ve lo chiediamo all'inizio. Raga, lasciate un sacco di like, perché per fare questo video abbiamo speso 1 miliardo di euro. Sicuramente non riusciremo a recuperare tutti i soldi, esatto, con questo video. Ma non mi interessa, perché io non mi tiro mai indietro per una challenge di cibo, perché mi piace mangiare come un porco. Oggi vedremo sfidarsi panettoni e pandori da 100 euro contro panettoni e pandori da 10 euro contro panettoni e pandori da 2,50 euro. Da bendati riusciremo a capire qual è il più buono. Il gusto, secondo voi, varrà veramente tutti questi soldi? Vedremo. Iniziamo dai panettoni o dai pandori? Panettoni. Ok, iniziamo dai panettoni, quindi togliamo tutti i pandori. Iniziamo con il panettone da 10 euro, stavo per dire, da 2,50 euro. Allora, se tu metti il naso qua, prova, in questo buchino, e io faccio così, esce già l'odore comunque. È vero, è vero. Esce l'odore. Va bene, spacchettiamo. Spacchettamento check. Oh, ecco qua. Panettone da 2,50 euro. Eccolo, okay, qui. Beh, dai. No, non devo è dire brutto. Che non è male. Però non annusare, non fare niente, perché ogni cosa potrebbe essere un indizio. Adesso prendiamo quello da 10 euro. In realtà, raga, è un po' di meno di 10 euro. Però siccome... Che cazzo dici? Un po' di più. Questo è un po' di più. 12 euro costa. E questo è 12. L'altro, il panettone, costava un po' meno di 10 euro. Abbiamo fatto una via di mezzo, 10. Bello. Vorrei annusarlo, ma non possiamo annusarlo. Ecco qui, 10 euro. È veramente splendido, è veramente splendido. Apriamolo con te. E adesso è il momento che stavamo aspettando. Questo è costato veramente 100 euro invece. Questo qui, raga, allora, a parte che dalla confezione sembra il cestino, quello che metti in bagno. Sai quello lì che c'ha qua il pulsantino, sì, che schiacci? Sì, sì. Ci hanno dato le istruzioni addirittura. Ho capito perché costa 100 euro, perché proprio ti spiegano come fare per mangiarlo. Guardate che belle come sono dettagliati i disegni, che carini. Ma devo sì, spacchettare. La qualità non c'è niente da fare, si vede. Apriamo. Madonna, Dio, raga, cioè, facciamo vedere. Buon Natale. Miseria. È proprio bello. Oddio. Non toccarlo. Dai, non lo so. Dai, ti spoileri le cose. No, vabbè, non vi dico l'odore che è. No, raga, l'odore è... No, ve lo giuro che questo si... Mamma mia. Io non ho parole. Cioè, guardate che roba, la nuova Nimbus 2000. Alice, mettiti la benda. Io? E certo, iniziamo da te. Ti taglierò una fetta. Le vedete questi? Adesso io li toglierò. Man mano che Alice darà il suo giudizio, io applicherò l'apposito cartellino. Vai. Iniziamo da questo. Spostati. Non trarre informazioni, barona. Allora, dammi la manina, cara. Ok, ecco a te. Puoi annusare, puoi sentire la morbidezza, puoi fare tutto quello che vuoi. Come ti sembra il... Molto soffice. Molto soffice. L'odore come ti sembra? Un po' buono ma dai, poi devi dare anche un voto, eh. Mm-hmm. Secondo me è quello da 2,50. Allora Alice dice cartellino da 2,50 euro. È troppo banale. Mi aspetterei da un panettone da 100 euro un gusto leggermente più raffinato. Direi quello da 2,50, sì. Io lo metto al centro. Ok. E gli metto davanti il cartellino che hai detto tu. Potrebbe essere giusto, come potrebbe essere sbagliato. Allora, adesso prendo questo. Allora, tagliamo. Devo cercare di fare il pezzo identico a quello di prima. È un po' più piccolino perché l'ho spezzato per sbaglio. L'importante è che si senta il gusto. Ecco a te, cara. Innanzitutto non hai detto niente sull'odore e anche sul tatto. Non hai detto niente questa volta. Non è soffice. Quindi, tatto non è soffice. L'odore che cosa te ne pare? Aspetta, forse allora quello di prima non era quello da 2,50. Hai tutto il tempo che vuoi per cambiare, per poter anche invertire i cartellini. No, quello di prima era quello di mezzo allora. Quindi cambi il cartellino? E questo è 2,50, è troppo... È troppo cosa? Non sa di niente, te lo giuro. Come non sa di niente? E riepiloghiamo. L'ultimo che hai assaggiato devo mettergli 2,50 euro? Ma ti direi di sì. E invece quello che hai mangiato per prima... Quello di mezzo. Devo mettergli 10 euro quindi. Però non è ancora detta l'ultima parola. Sempre stessa storia, cercherò di tagliare un pezzettino uguale, ma è molto difficile. Sta per arrivare nella tua mano l'ultimo panettone o pandoro, non mi ricordo. Panettone. Quindi iniziamo con la solita trafila. Sofficità. È morbidissimo. Ora l'odore e poi il gusto. L'odore, questo è quello da 100 euro. Ah, solo così dall'odore, raga, lei dice che è da 100 euro. Ma... Assaggialo. Questo è quello da 100 euro, vero? È la tua risposta definitiva? È buonissimo. Posso alzare la mascherina? Sì. No, no, no. Prima devi dare la tua risposta definitiva. 100 euro, okay. Quello di prima 2,50 e il primo 10. Ok, raga, 3, 2, 1. Puoi toglierti la mascherina.
Li ho indovinati? Perfettamente. Tu non puoi capire. Vorrei capirlo, se magari me lo fai anche a me. Non puoi capire questo che cos'è. È buonissimo. È legale. Sì. Mi devi credere, mi. Raga, sto piangendo. Questo qua me l'ha asciugato. Posso vendere solo un pezzettino, l'ultimo, ti prego. Ma è veramente così buono. Guarda. Raga, le lacrime. È una cosa illegale. Ok raga, mi bendo. Mi dimenticavo quanto era fastidiosa questa benda. Sì, io ho la testa un po' più grossa del normale, quindi mi stringe forte proprio negli occhi. È la testa più grossa del normale tu? Beh, rispetto a una testa media è grossa. Aspetto. Aspetta che sto decidendo l'ordine. Ce la facciamo qui? Fermo, stai fermo. Entro mezzanotte, che io vorrei mangiare sto pandoro, panettone. Allora, beh, devo dire che non mi dispiace la morbidezza. Oh, odore. Mi sembra buono. Gusto? Ah, è buono, a me piace. Ok. In questo momento, siccome è l'inizio, gli do quello da 10€. Okay. Ma poi potrei anche cambiarlo. Quindi do 10 a questo? Sì, perché se, devo capirlo anche okay. In base agli altri. Te lo dico, se è quello da 100€, per me non li vale 100€. Sì, è buono, ma non sto piangendo come hai fatto tu. Io dico 10. Ma no? Avanti col prossimo, cara. Ecco qua. Ok. Allora, morbidezza sembra esserci anche qua, sai? L'odore non lo sento. No, cosa vuol dire che non senti gli odori? Quello da 100 allora. No, io ti ho chiesto come non lo senti perché penso che tu abbia il Covid, è diverso. Oh mio Dio, oh mio Dio. Cosa senti? È un viaggio nello spazio. Ma però l'odore non si sente. Come l'odore non si sente? Sì, è vero, si sente, ma è diverso però rispetto all'altro. Ma che morbido, oh mio Dio. Allora, io i canditi me li aspettavo diversi, più duri. Sono molli, raga. Ne vorrei un altro pezzo, grazie. No. No, perché non ho capito bene. Mi faccio assaggiare meglio. Sì, vabbè, non hai capito bene. Ora inizio a capire la differenza di prezzi. Mamma mia, insensato. 100€. Metti quello da 100, grazie. Spero di non sbagliare, mi faccio una figura di merda. Ora, l'ultimo. Anche se l'odore non mi aveva entusiasmato molto. Oddio, ma anche questo è morbido. L'impasto, ancora posso dire che è buono. Ma non mi piacciono i canditi di questo. Li trovo un pochettino amarognoli. Questo è da 2€. E se non è così, allora è una truffa totale. Questi canditi fanno veramente pietà. Io non lo voglio finire questo. Posso togliermi sta roba che è pesante? Puoi togliere la benda. 3, 2. Guarda che figura di merda. 1. Figura di merda, me lo sento. Oddio. Hai indovinato questo. Ma fa schifo questo qua, costa 10€, fa più schifo di quello là. No, però tu l'hai indovinato. Io ho indovinato, questo è più soffice secondo me, questo è proprio un mattone. Quindi mi hai battuto sui panettoni. Incredibile, io che batto te. È il turno dei pandori, spacchettiamoli. Iniziamo con quello là da 2,50€. Spacchetto prima quello? Vai. 1, 2,50. Pandoro balocco. Ecco qua. Ecco qua anche questo. E ora? Questo qui, pandoro di Iginio Massari. Vediamo com'è. Servizio, devo dire, veramente pessimo. L'abbiamo ordinato il 5 dicembre. Ed è arrivato oggi 20 dicembre. 20 dicembre, 15 giorni per far arrivare un pandoro. Guardate Iginio Massari. Questo da 100. Io direi che lo zucchero va messo, anche se io preferisco senza zucchero, però... Ma è necessario. Allora, fai una cosa. Quando lo tagli, sopra mi metti leggermente zucchero, ma leggermente. Devi bendarti. Ok, ragazzi. Mi bendo. Sono caldo. Iniziamo subito. Aspetta che devo dire qual è. Primo pezzetto. Fermo. Ho già vinto. Che piccolo. Morbidezza. Step numero 1. Sembra molto morbido. È tipo come se fosse la mia caccola quando la tolgo dal naso. Bella morbida. Odore. È un odore un po' particolare. Assaggiamo il gusto. È strano l'odore. Quindi? Vorrei dare un altro pezzo. Certo. Senza qua. Zucchero. Strano il gusto però. È diverso dai soliti. Il gusto com'è? No, il gusto è spaziale. Cacchio, sono indeciso perché è un gusto particolare. Ma a me non fa impazzire. A te faceva impazzire il pandoro, poi ti sei fissato. No, non anni. Mi fa impazzire questo che ho assaggiato. Metti 10. Io penso che sia quello da 100€. Perché è un gusto troppo diverso dal classico pandoro. Vado col secondo? Sì, vai col secondo, con tanto di zucchero. Quello suo, Ecco qua il secondo. Allora? No. Non ti piace? Mi sa di cartone. 2,50€. 2,50€, ok. Questo mi sa proprio di cartone. Mamma quanto è bocciato. Questo è bocciato. La madonna, così esagerato. Questo è atroce. Immangiabile dal mio punto di vista. Te lo do sempre alzato verso il zucchero velo perché sennò cade. Quindi la zucchero velo è sopra. Morbidezza? Vi giuro che sono in difficoltà.
Com'è? Sì, ma dammi un altro senza lo zucchero, perché un altro senza lo zucchero? Solo zucchero mi sono preso. Io lo voglio senza zucchero, comunque. Perché la morbidezza è un pochettino più morbido. A quello che mi hai detto prima ha proprio abolito per me. L'odore com'è? Buono. Allora, io dico una cosa. Adesso lo so che ce n'è uno da 100 euro, ma se mi avessero bendato e mi avessero detto tra questi tre ce n'è uno da 100 euro, non ci avrei creduto, perché secondo me nessuno di questi tre vale... Allora, il secondo proprio lo escludiamo, è osceno. Okay. Gradirei dalla regia il primo nella mano destra e l'ultimo nella mano sinistra. Li voglio assaggiare tutti e due insieme. Ok, ecco qua. Questo qui che state vedendo lo sento più morbido. Questo odore non mi fa impazzire. Cioè, si vede che è diverso, è un po' particolare. Aspetta, raga, dopo aver mangiato gli altri due... No, questo è 100 euro. Questo è 100 euro. Il primo che mi ha dato 100 euro. Ok. Il secondo osceno 2,50 e il terzo 10 euro. Ok, puoi sbendarti. Vediamo che cosa ho combinato. E sono giusti, te lo dico io. Facile! Raga, devo dire una cosa. Questo qui di Ginio si sente proprio che è un gusto ricercato. Si sente proprio che il gusto è particolare. Questo qua me l'ha fatto mangiare per primo. Se me l'avesse dato per ultimo l'avrei indovinato subito, perché si sente la differenza. Sei stato bravo. Però onestamente ti dico la mia, io non gli darei 100 euro. Vado, mi vendo. Allora, da che cosa inizio? Sono proprio curiosa. Iniziamo da questo. Tieni qua. Tanto... Vamos. Sì, vai, vai. Voglio vedere come vamos. Che non ci capisci niente con un pezzo piccolino. Io ho fatto tanta fatica a capirlo. Ok, questo è o da 10 o da 2,50. Sì, però così non vale che tu lo tocchi, eh. Cioè, lo tocchi perché l'hai già toccato prima. Ma ce l'hai messo un zucchero, vero? Un pizzichino. Vado. La morbidezza? È morbido. È morbido. È un pandoro morbido. È un pandoro morbido. Allora, diciamo che è un po' stopposo. Quindi? Scadente. Quindi, innanzitutto questo da 100 lo spostiamo. Sì, non è quello da 100, secondo me. Direi che 100... questo è da 2,50. L'accendi 2,50? Accendi 2,50. Mettiamo questo a 2,50 qua. Ok. Vai. Vado con il prossimo. Perfect. L'ho trovato un po' più grosso, è uscito. Allora, è una cosa... è indescrivibile. Questo è quello da 100, già l'odore è pazzesco. È indescrivibile. Mamma mia, questo è veramente ottimo. Secondo me è quello da 100 euro. Sei sicura? Per ora metterei 100. Okay. Al massimo cambio. Adesso tocca all'ultimo. Ecco a te. Assaggia, cara, assaggia. L'odore è un po' aspro. L'odore è un po' aspro. Attenzione, parole forti, vera Alice. Vai, di la tua. Di la tua, signorina. Mi fai assaggiare un pezzo piccolo del primo? Del primo? Ok, è qua alla tua destra. Lo vado a reperire subito. Tieni. Ok, dico, il primo 2,50. Aspetta, il primo 2,50, ok. Il secondo là. 100 euro. 100 euro. E il terzo 10, il confermo. Terzo, appoggio. Posso togliere la maschera? 10 euro. Togliti la maschera. È giusto. Ha vinto la challenge Alice. E qui vorrei un applauso un po' malinconico. It's been a long day. Mi sono fatto battere. Ma io cosa ho sbagliato? Quello da 2,50 e quello da 10 dei panettoni. Sì, sì, sì. Che principiante che sono stato. Sei un principicazzo. Allora, cosa importante è che siamo riusciti a riconoscere quelli da 100 euro. Adesso la domanda che tutti stanno aspettando. Questi panettoni e questi pandori valgono i soldi spesi? Allora, il panettone sì. Anche secondo me. Il pandoro no. Anche secondo me, perché questo pandoro si sente che è migliore degli altri. Andavano bene 20 euro. Anche da bendato, ma io non li darei tutti. A parte che costa un po' di meno. Sì, abbiamo fatto una media. Abbiamo fatto una media, questo qua costa meno di 100 euro. Ovviamente sì. Diciamo 100 per il content. Ah. Con il rutto. Detto questo, se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video a Londra in Thailandia. Ciao! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornata e la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.